questo l'ASL fa la sua parte con i suoi professionisti, nella difficoltà, come sempre sappiamo, delle nostre risorse umane, però su questo settore siamo particolarmente sensibili. Mi riprometto di riprendere e di rivedere il protocollo d'intesa che abbiamo con non solo l'associazione di volontariato, ma anche con enti istituzionali, provincia, prefettura, questura, carabinieri, cioè chi in qualche modo viene poi coinvolto spesso in un momento di difficoltà per diciamo, rivitalizzare la nostra presenza, ma in modo corale su questo tema che purtroppo negli ultimi giorni è tornato prepotentemente alla ribalta. Oltre ad essere impegnata in attività di accoglienza delle donne maltrattate, fa anche un lavoro di prevenzione all'interno delle scuole che riguarda anche il linguaggio che spesso viene utilizzato nei confronti delle donne, partendo dalle fasce di età dei più piccoli, quindi fin dalla scuola dell'infanzia ci sono attivi dei progetti contro le disparità di genere. Educazione sentimentale? Anche all'interno dei programmi di educazione all'affettività e alla sessualità viene trattato anche questo tema. Percosse e minacce. La violenza psicologica invece è più difficile da individuare e da denunciare? Allora, la violenza psicologica è una violenza molto sottile che su questo poi i nostri avvocati sono molto efferrati rispetto a me sicuramente, ma non esiste in sé la violenza psicologica se non legata a maltrattamenti. Quindi la violenza psicologica è un filo che corre ed è la prima cosa che sentiamo nel clima di solito familiare dove avvengono la maggior parte delle violenze. Quindi la violenza psicologica è alla base poi di tutto, insieme allo stereotipo, è quella che poi permette al maltrattante di pensare, utilizzare un certo tipo di linguaggio e poi di agire. Il 25 novembre è una giornata un po' diciamo di bilancio, ma soprattutto per noi operatori, perché dobbiamo capire qual è il modo migliore per affrontare questo tema così delicato e così sempre drammatico della violenza sulle donne. In particolare capire dove orientare gli sforzi e l'impegno per cercare di avvicinare di più le donne e sensibilizzare di più anche gli uomini. Che cosa succede in questa provincia, che siamo ai vertici a livello nazionale addirittura? Perché? Io credo che purtroppo abbiamo radicato uno stereotipo di immaginario maschile che è molto molto forte, molto molto preponderante e quindi c'è bisogno di allargare in maniera capillare la nostra presenza nel territorio per cercare, ripeto, di sensibilizzare, di coinvolgere anche la parte maschile e soprattutto di arrivare laddove magari non è semplice arrivare anche a livello logistico come territorio. Questo sicuramente è quello che possiamo fare. Poi la motivazione sono molti, molti fattori, quindi c'è ad esempio la vergogna, la paura di essere giudicate, spesso emerge durante i colloqui questo tipo di problema. La sfiducia a volte anche nelle istituzioni, la paura che magari chi ha figli, no, possa attraversare un percorso di valutazione della genitorialità. Quindi bisogna riavvicinare le donne al mondo delle istituzioni, che devono essere così comprese come mezzi di sostegno e non come realtà giudicanti.